Iniziamo adesso una parte per noi preziosa con gli interventi degli ospiti. Prima di farlo, vengo solo il messaggio della CGIL di Umberto Colombo, segretario generale della CGIL, che ci saluta e ci dice che il congresso territoriale di Arcicomo coincide con la manifestazione nazionale Ascoltate il lavoro che la CGIL ha organizzato a Roma oggi e sabato 8 ottobre, è arrivato ieri naturalmente. Per questa ragione non mi è possibile essere presente personalmente come avrei voluto ai vostri lavori. Voglio sottolineare nel saluto al vostro congresso l'importanza del lavoro comune che Arci, insieme alla CGIL, al sindacato e al mondo associativo comasco, sta portando avanti e incrementando in un prezioso lavoro a rete. Tutto ciò nella continua ricerca di una partecipazione sempre più ampia sui ideali condivisi, sui temi della pace, della contrarietà alla guerra, del lavoro, dell'inclusione, dei diritti sociali e civili, della solidarietà e della difesa dell'ambiente. Così come è doveroso affermare oggi a Como e nel Paese un impegno comune a difesa del lavoro, dei valori fondanti della nostra Costituzione democratica antifascista. I temi del lavoro dignitoso e dei diritti di cittadinanza sono alla base sia della nostra manifestazione odierna e ne sono convinto sia della discussione del vostro congresso. Sapremo insieme rinnovare l'impegno culturale, politico e sociale in una efficace pratica comune. Buon congresso, Umberto Colombo, segretario generale della CGIL di Como. Ecco,